Bene, continuiamo con la nostra diretta in omaggio a Pino Daniele che stamattina alle 10 continua con una serie ininterrotta di ospiti. Il nostro direttore Alessandro Barbano, direttore, è passato un anno da quando Pino non c'è più e da quando noi organizzammo anche una serie di omaggi personali nostri, di giornale, del rapporto con la città a questa straordinaria figura di artista. Sì, è passato un anno da quella notte successiva alla morte di Pino, in cui dopo aver chiuso il giornale voi entraste nella mia stanza praticamente a notte fonda e diceste: non possiamo fermarci qui, dobbiamo testimoniare qualcosa, perché è una cosa più grande di quella che noi avevamo anche potuto pensare, sia rispetto all'impatto che la notizia aveva avuto, all'emozione che aveva suscitato. E la grandezza di Pino era nota, però poi purtroppo la morte, talvolta nella sua tragedia, ha questa capacità di rivelare anche quello che in vita, no, di queste persone viene dato quasi per scontato. E ci trovammo di fronte a questa verità condivisa, e facemmo questo, lo vedo lì, quel libro Libro. che poi è stato ristampato, Fu un grande perché successo, fu direi. un grande, sì, diciamo, forse la parola successo non rende, fu come posso dire, una grandissima partecipazione di pubblico. Era proprio un omaggio che volevamo fare ai nostri lettori, e ci fa piacere sapere che questo libro oggi è nella libreria di tante famiglie napoletane. Pensate, 160.000 copie andarono distribuite nelle due edizioni. E adesso siamo ritornati qui, grazie al vostro impegno, grazie all'entusiasmo e grazie all'amore che conservate per questo grandissimo interprete della città, e l'inserto che abbiamo voluto oggi in speciale regalare ai nostri lettori è ancora un tributo di questo amore e della passione che ha acceso Pino nell'animo dei napoletani, ma anche del contributo di idee che continuano a camminare dentro l'esperienza artistica di Pino, che continua oltre la sua morte, evidentemente. E mi pare che ad ascoltare questa diretta, io stamattina ero in autostrada alle 10, ho acceso, ho visto Federico col suo cappello e con la sua maglietta, e le prime L'ho parole, cambiato. adesso l'ha cambiato, ho visto, c'è Warhol, mi sono subito entusiasmato, anche perché, anche se io poi ascolto Pino da quando, come tanti della nostra generazione, da quando siamo ragazzi, però ci sono delle cose che per esempio non conoscevo di Pino, ecco. Allora, ho ascoltato nell'introduzione fra il fratello e Federico stamattina questa canzone Libertà, che io non conoscevo, e mi sono dovuto fermare, perché è una canzone di una bellezza incredibile. Ed è una canzone scritta nel 1900, correggimi se sbaglio, 75-76. ecco, quando Pino era un ragazzo, 84-85, un ragazzo che sì. usciva da un istituto tecnico, 15 quindi. Ce l'abbiamo sulla nota che abbiamo visto sì, dei primi versi. Allora, Pino aveva 20 anni, 18 anni, No, 20 anni. neanche 18 anni, forse. No, neanche 18 anni. Allora, Pino a 23 anni fece il famoso concerto al Piazza del Pellice Dell'81. dell'81, e già stava al quarto, al quarto album. Già stava nel periodo. Quindi Quindi era adolescente. era Allora, un adolescente. adolescente che frequentava un istituto tecnico, quindi non Sì. era un intellettuale, non era un grande Ragioniera, scrittore, Diaz, era un diplomato ragioniere. Ecco, ragioniere. allora pensate, nella testa di un ragioniere di 17 anni viene fuori una canzone che ha nei confronti della re realtà una straordinaria lettura anticipatrice. Nei confronti della cultura corrente, una capacità di parlare in controtendenza e quindi di proporre diciamo, un modello alternativo originale, no? Allora, tu come ti spieghi questo? Te lo spieghi, uso una parola difficile, ma solo hegelianamente, con l'idea che ci sia uno spirito del tempo che attraversa, diciamo, le epoche, che si incarna nelle persone, perché è la concrezione di tutto quello che il pensiero di una grande città, di una grande cultura è venuta formando, e che questo pensiero, il pensiero della cultura napoletana, poi vive delle fasi in cui talvolta ha de delle, come diceva
come diceva Hegel, delle fasi di quiete, e poi però c'è subito una fase che supera la precedente e crea movimento, e quindi rimette in discussione tutto. Ecco, in quel momento della storia il pensiero di questa città, di questo grande serbatoio di intelligenza di questa città, scelse questo giovane adolescente per come il parafulmine, come dire, quello che portava sulla terra questa grandissima energia. Ecco, questa canzone, devo dire, stamattina mi ha letteralmente, posso dire, sconvolto, perché è di una bellezza, non so se si può riascoltare. Lucio Dalla parla della canzone come l'orologio dei tempi. Prince diceva segni del tempo, sign of the times, e siccome questa maratona serve per raccontare e celebrare Pino, ma anche per mostrare quante tracce Pino ha lasciato, noi oltre alle star della musica napoletana, dello spettacolo italiano, abbiamo coinvolto alcuni giovani. Una delle band più interessanti della nuova scena si chiama Foia. Il leader Dario Sansone ha preparato per noi come videomessaggio, l'ha scelto lui, non lo sapeva che l'avresti ascoltata stamattina questa canzone. Questi sono i Foia, questo è il filo rosso di quello che oggi chiamano Nu Neapolitan Power, il nuovo Neapolitan, potere napoletano. Libertà, Foia. È molto difficile non cadere nell'ovvietà, nella banalità quando si parla di Pino Daniele, per tutto quello che è riuscito a trasmetterci attraverso la sua musica. Oramai è riconosciutissimo, insomma, che fa parte proprio del nostro humus, sta nelle nostre vene e circola ancora la sua musica dentro di noi e dentro soprattutto le nuove generazioni che si avvicinano alla musica e alla lingua napoletana. Io personalmente ho avuto molta difficoltà nel periodo subito post la morte di Pino Daniele ad ascoltare le canzoni che fino a quel momento ascoltavo tutti i giorni e anche a cantarle, non lo nascondo, quindi anche un momento molto emozionante per me, perché è come ripescare dentro se stessi attraverso le canzoni di Pino Daniele. Quindi cercheremo umilmente, lui e Luigi Scialdone, a farvi ascoltare Libertà di Pino Daniele. Tra l'altro una canzone scritta in età giovanissima da Pino Daniele, se non sbaglio a 19 anni, quindi già un talento limpido e chiaro, e noi proviamo a farla alla maniera nostra. Palazzi scuri, troppe mura fragili da casa mia, tutta attorno all'aria torre infusa, chi sono io, chi sono io, che cammino in mezzo a via, parla a me di libertà, parla di libertà, na 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 na. Star urman senza tempo, ricordo che non penso più, ma che succede so che a niente pensano di me, che se ne va e cammino mezza via, parlami di libertà, parla di libertà, na 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 na. Na 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 na
ecco direttore, abbiamo appena sentito uno dei contributi, i Foia, che hanno riletto la canzone di Pino di cui stavamo parlando, Libertà. E quindi c'è tanto da fare intorno all'arte straordinaria di Pino Daniele, e quindi questo ci induce anche a pensare a sempre nuovi omaggi, rivisitazioni, riletture. C'è un appuntamento che si preannuncia molto vicino e importante, il 19 marzo, il giorno di Pino Daniele, del suo compleanno, quello che sarebbe stato il suo compleanno e il suo onomastico. Ci sarà un omaggio di cui poi adesso chiederemo Annello. Noi immagino che seguiremo con un'altra diretta streaming, con altre iniziative, questo omaggio e questo modo di rielaborare la sua arte. Dipende da quello che vi inventerete voi, ma sono sicuro che ve lo inventerete, perché voglio dire, queste sorgenti, e come dicevo prima, non si fermano, e si vede da questa canzone attualissima anche oggi in un certo senso, ma immaginiamo che cosa era quando è stata scritta, come questa grande esperienza ancora oggi suggerisce, stimola noi giornalisti, ma ognuno per il suo ambito, penso ai musicisti, penso agli amici, comunque a tramandare non questa memoria, ma a lavorare su questa, su questo grande ricchezza artistica. E penso che tante altre cose si possono fare, così come quella notte ci è venuto il libro di Pino Daniele, ma sicuramente attorno a questo grandissimo interprete della canzone e della cultura napoletana penso che ci sia ancora molto da lavorare. E quindi in questo senso questa occasione del 4 e 5 gennaio, questa data così drammatica, però è anche una festa oggi, lasciatemelo dire, nel senso che noi oggi celebriamo un evento tristissimo. Pino non è più con noi da un anno, però mi piace anche poterlo raccontare come qualcosa che si riattiva e ritorna, quindi anche come un messaggio di festa, quella festa discreta che lui poteva accettare, certo non la festa e l'enfasi retorica della festa che strombazza la sua effervescenza. Però è una festa oggi poter parlare di Pino, sentirlo così vivo in mezzo a noi, poterlo raccontare, convinti che chi ci ascolta ha il piacere non di sentire le nostre umili parole, ma di ricordare questa e di ripensare e di reinventare immagini sulla sua esperienza. Quindi io penso che faremo ancora tante cose insieme a Pino Daniele per Napoli, e sono convinto che in questo il vostro contributo e quello di tutti gli amici del mattino, gli uomini di cultura di questa città, sarà decisivo. Nello, il prossimo appuntamento è appunto il 19 marzo, è su quello che state lavorando? Sì, stiamo lavorando, ho visto che l'anno scorso l'abbiamo messo su in corsa ed è stato più, diciamo successo, come stato si sapeva comunque, dopo non era facile, quindi certo, ancora oggi ci sono le richieste. A Pino gli avrebbe fatto piacere sicuramente se lui fosse stato ancora vivo, diciamo sta parola che è brutta, ma per me resta ancora vivo. Sicuramente lui non avrebbe fatto il compleanno tra una torta e un locale tra amici, avrebbe fatto il compleanno suonando, quindi quello è quello che lui voleva, passarlo al Napoli. Ci sono anche delle testimonianze che lui voleva passarlo a Napoli dopo fare i 60 anni a Napoli. Magari suonando con pochi amici. E quindi noi al Palapartenio, anche se c'è una grandissima richiesta di adesione, con pochi amici, con quelli più fortunati, riusciamo. Infatti, avevamo deciso di spostarlo la prima volta e farlo in un luogo più grande. Quindi, chi sarà il fortunato, faremo questo evento. Sarà un appuntamento ogni anno, quindi sarà Pino 61. L'anno scorso era Pino 60. Già hanno aderito parecchi amici, anche alcuni del suo gruppo storico. Qualcuno l'avete visto prima, Merrino Zurzolo, Tony Esposito. Vedremo chi si aggiungerà, però vi posso assicurare che quest'anno sarà ancora molto più bello, più emozionante. C'è anche già l'adesione di Fabio Concato, Cristiano De Andrea, Enzo Avitabile, lo stesso di Mauro Pagani. E come dire, il titolo è Io sto vicino a te, che è la canzone di Pino che Nello ha scelto per raccontare il suo rapporto con lui, che ha usato come titolo per il suo libro
per Mondadori e che ci ha regalato stamattina, molto emozionato, in partenza di questa maratona. Siccome Jovanotti lo ricordava ieri online, ricordare Pino Daniele senza la sua musica, la sua voce, la sua chitarra sarebbe un ricordo a metà, noi vi rifacciamo vedere l'ultima intervista video di Pino Daniele, era nell'ottobre dell'anno scorso al Teatro Mercadante. Lì è nata un'idea che Pino non è riuscito a realizzare, che è quella di un festival del Mediterraneo. Lì è nato il rapporto con l'architetto Michele Capasso, che poi porterà alla realizzazione, siamo in zona anche lì, marzo, vediamo quando aprirà i battenti, del Museo Pino Daniele. Il figlio Alessandro Daniele ha formato una fondazione e sta mettendo insieme un piano dell'Hotel Londra interamente dedicato al ricordo di Pino, tra ologrammi, tecnologie. Stamattina, forse l'annuncio, non dico, che anche nello stesso giorno, il 19 marzo, sarà inaugurato il museo. Quindi l'idea è di festeggiare questo 61esimo compleanno mattina e sera. C'è lo studio di Pino Daniele ricostruito in maniera virtuale, però ci sono le sue chitarre, ci sono i racconti della sua Africa come del suo madrigale, tante facce di un artista. Quel giorno Pino Daniele arrivò a sorpresa a Napoli, dove esibirsi per una platea di diplomatici, parlò con l'architetto Capasso, presidente della Fondazione Mediterraneo, parlò con dei generali, sognò di esibirsi insieme ad artisti del Mediterraneo su una chiatta, ci raccontammo, sentirete l'intervista, e poi ci regalò un mini concerto, anche lì con lui, se non sbaglio, c'era Rino Zurzolo. Questo è Pino